Benvenuti e preparate le cinture perché oggi facciamo Antifragile, uno dei miei libri preferiti, lo sapete perfettamente, ve lo cito in continuazione, è uno dei concetti più forti che potete imparare dai libri. L'antifragilità, ovvero la capacità non solo di resistere, ma di imparare, di migliorare dagli errori, è il centro dello sviluppo dell'imprenditore. Quindi preparatevi perché sarà un libro intenso, applicabile e che vi cambierà la vita. Intanto partiamo, che cos'è l'antifragilità? L'antifragilità è quella capacità di non limitarsi a resistere, quella è la robustezza, è quella capacità di imparare dagli errori, di mettersi nella condizione di essere i migliori della persona che ha affrontato quell'errore. Immaginate un bambino che corre, che cade, che si sbuccia le ginocchia, sul momento soffrirà, sul momento farà male, ma quella caduta insegnerà al bambino... Come camminare, come correre, tutti noi se oggi camminiamo è perché abbiamo avuto il coraggio di cadere e rialzarci, cadere e, e rialzarci. Tutti noi, eppure le persone che hanno imparato a camminare così, oggi non hanno più la capacità di imparare da nulla, fanno errori e danno la colpa agli altri. Sono come bambini che scivolano sul pavimento e invece che capire come camminare, capire come imparare a stare dritti, capire come imparare a non cadere, danno la colpa a chi ha fatto il pavimento troppo liscio. Per comprendere veramente la differenza tra fragilità, durabilità e antifragilità, considera alcune figure della mitologia. Partiamo dal racconto di Damocle. Il Damocle può non dirti grandi cose, ma è la persona che ha la spada di Damocle sopra la testa. Cos'è la spada di Damocle? La spada di Damocle è una spada legata con una crina di un cavallo e ogni volta che la crina si spezza, cioè si spezza un... un Grine, quella spada è più vicina a cadere sulla testa di Damocle e a ucciderlo. Quindi lui passa la sua intera esistenza con una spada di Damocle sopra la testa che prima o poi cadrà e prima o poi a quel punto verrà giù in ogni singolo momento e lui morirà. Quindi quella è fragilità, non vi è modo di imparare, non vi è modo di resistere né tanto meno di imparare da quella situazione. Quando la spada cade, Damocle muore. Ora pensa invece alla Fenice, il leggendario uccello che rinasce dalle proprie ceneri ogni volta che muore. La Fenice è resistenza assoluta, robustezza, durabilità. Qualunque cosa faccia, la Fenice tornerà lo stesso uguale. Questo è un'estrema prova di durabilità, estrema, ma non è antifragilità perché la Fenice non è in grado di migliorare. Non è che rinasce più forte. Poche parole: la Fenice non è un Saiyan, per quelli della mia generazione, che ogni volta che va vicino alla morte diventa più forte. La Fenice non è antifragile. Simpatico ragionare che effettivamente i Saiyan, ragazzi, sono antifragili perché più vanno vicini alla morte, più migliorano. Vedete quante cose impara Dragon Ball. Comunque, tornando in maniera seria all'opera di Taleb, pensate all'Idra, il mostro dell'antica mitologia greca. A cui ogni volta che qualcuno taglia una testa ne rinascono due. A differenza della fenice, che rinasce semplicemente, l'idra diventa sempre più forte, e più viene ferita. Questa è l'antifragilità. Come vi dico sempre, dovete considerare il lavoro di Taleb, quindi sul cigno nero, su giocati dal caso, su rischiare grosso e antifragile, come un unico gigantesco dono fatto all'umanità all da Nassim. Questo però significa che non potete capire antifragile senza aver fatto il cino nero. Perché se non capite il fatto che nella vita verrete colpiti, non capite l'importanza di diventare antifragili prima che arrivi l'impatto. Perché che arrivi l'impatto è inevitabile, non vi sarà modo per evitare di essere colpiti in questa vita. Quello che però. Dovete sviluppare perché il cigno nero avverrà, è la capacità di essere antifragili, la capacità di uscire più forti da uno stimolo, di uscire più, più forti da tutto questo. Cosa significa tutto questo? Che quando vi attaccheranno e vi attaccheranno, voi dovrete essere in grado di subire l'attacco e non limitarvi a resistere, ma essere più capaci. Essere più forti e questo cambierà per sempre il vostro modo di vedere il mondo, perché vedrete le sfide non più come un ostacolo, ma vedrete le sfide come un esercizio fisico. Io sono un appassionato di palestra, chi fa palestra a livello agonistico sa perfettamente che tu per spingere il muscolo a crescere lo devi portare oltre il limite, lo devi portare a, a danneggiarsi, devi fare in modo che le fibre si infiammino e danneggino. Questa infiammazione è quella che poi spinge il muscolo a crescere. Uguale in qualsiasi sport nello scatto, nella maratona, nel nuoto, devi arrivare a danneggiare il tuo corpo così che il tuo corpo ricresca più forte. In passato amavo gli sport di combattimento, le tibie. chi ha fatto Tie Box lo sa perfettamente. In Thailandia danno i calci e banani. Perché danno i calci ai banani? Per danneggiarti l'osso, far sì che ti fai delle microfratture, che il tuo corpo cura e ti spessisce l'osso, così che tu possa riuscire a dare dei calci. Senza spaccarti la tibia. È una cosa incredibile, realmente, ragazzi, è una cosa incredibile. Però ogni miglioramento umano passa dalla sofferenza, ogni vero miglioramento passa dalla fatica, ogni vero miglioramento passa da accettare questa cosa e più la combatterete, meno l'accetterete e meno successo avrete. Perché sarà sempre così. Ma perché allora l'antifragilità è così importante? Perché viviamo in un mondo che ha dei cambiamenti talmente veloci che pensare di non essere colpiti da essi è follia. La differenza non sta nel se verrai colpito o meno, non sta se il tuo settore cambierà o meno, sta nel fatto che quando verrai colpito, quando perderai soldi, quando sanguinerai, quando ti farai male, non ti devi limitare. A resistere al meglio, ma devi assolutamente diventare antifragile, devi entrare nell'ottica di essere in grado di migliorare da quel problema, non semplicemente a rimanerne neutro, devi migliorare da quel problema. Questo lo ritengo basilare perché verso di me, e verso i miei collaboratori, perché tutti noi in tutti i nostri lavori veniamo colpiti continuamente, facciamo errori, facciamo sbagli. Gli sbagli sono inevitabili. Chi non vuole sbagliare nulla, semplicemente nella vita non farà nulla. Io è 5 anni che faccio un imprenditore, oggi ho più di 100 collaboratori. Ho fatto errori, faccio errori, continuerò a fare errori, ma sono sempre più nell'ottica di imparare da ogni errore e di migliorare me stesso. Cantieristica. Ci sono stati dei ritardi per le belle arti, per esempio, che non mi era mai capitato di avere in mezzo ai coglioni. Ho imparato che quando parte un cantiere una delle prime cose da fare è valutare la sua intendenza delle belle arti. Uguale, gli scarichi i fognari sono un problema che magari non sono abbastanza larghi per la palestra che voglio andare a fare. Non mi era mai capitato, l'ho imparato, come noti ci sono tante cose che magari non mi sono mai capitate e non le conosco, ma e qui sta la differenza, imparo immediatamente, quindi io da quell'errore, da quella perdita di soldi, ne esco migliore, ne esco più preparato, ne esco più pronto, ed è la stessa cosa che dovete fare voi, uscire più preparati, più pronti, più capaci dagli errori nei quali vi trovate di fronte. Questo, ora scendiamo nel dettaglio, invece di cercare di predire il futuro, dobbiamo capire che ci saranno eventi importanti che non possiamo prevedere, per questo dobbiamo essere preparati ad affrontarli utilizzando i metodi e le pratiche che vi spiego in continuazione. Quindi di fare una teoria, applicarla, vedere i feedback, chiedersi come si può migliorare, migliorare la teoria, riapplicarla, rivedere i feedback, chiedere come si può migliorare e andare avanti così. Dobbiamo a tutti i costi evitare la fragilità, dobbiamo non essere colpiti mortalmente da quelle che sono le difficoltà, ma dobbiamo cercare sempre di... Incassare il colpo, capire cosa ha permesso al mondo di colpirci in questo modo e cambiare immediatamente passo. Tante persone cosa fanno? Quando si trovano davanti alle difficoltà danno la colpa al cielo. Cioè, in Italia burocraticamente aprire un'azienda è una merda, burocraticamente prendere i permessi per ampliare la propria azienda è una merda. E quindi cosa fanno le persone? Semplice, si lamentano. E tutto questo dove ci porta? All'antifragilità. Invece di una ricerca infinita di modelli più accurati, previsioni sempre migliori, che, si, che come vedremo e come abbiamo visto nel cigno nero si finiscono per essere sempre fallaci, tutto ciò che dobbiamo fare è assicurarci di essere nella posizione di trarre vantaggio dalla naturale incertezza e dalla volatilità invece di essere danneggiati da essa continuamente. Questo non è certo un concetto nuovo, la materia, la natura ci mostra l'antifragilità in ogni cosa che fa. Perché come, e poi vedete sempre come si legano i libri, Reidaglio, Principle, quando parla della natura e di come dobbiamo rispettare la natura, come dobbiamo rispettare la natura per ciò che ci guida e le leggi di natura come guida dentro l'azienda. Pensate ai leoni che imparano a cacciare sbagliando, pensate alle gazzelle che imparano a scappare rischiando di pagare con la loro vita, per una gazzella che scappa essere quasi presa, ricevere un graffio, ricevere un attacco da un leopardo, da un ghepardo e sopravvivere la rende più capace, la rende più abituata a gestire quei rischi. Quindi la natura ci mostra continuamente. Però a differenza della natura l'uomo cerca di controllare il mondo. Attraverso, attraverso modelli e regole. Pensiamo di poter prevedere perfettamente il futuro ed evitare qualsiasi shock che potrebbe causare il collasso degli, dei sistemi da noi creati secondo le nostre regole. Taleb spinge tanto su questa cosa dal punto di vista economico perché è un convinto difesore. Dei liberi mercati con tutti i problemi che ne derivano, perché un libero mercato dovete immaginarlo come una cosa dove se una banca non ha soldi, una banca fallisce, facendo rimettere soldi a tutte le persone che hanno dato soldi in banca. Nel breve termine, questa è una merda, ed è la ragione perché gli stati odiano questa cosa e non la permettono mai. Ma nel lungo termine, questo è assolutamente vincente perché rinforza il sistema bancario, perché rinforza il sistema che ha spinto a questa cosa qua. Ora. Tu direi, ma come fa a rinforzare se quelli che hanno messo i soldi nella banca li hanno persi? Perché così facendo, le persone daranno soldi alle banche con più condizioni di causa. I gestori delle banche non potendo essere salvati dallo Stato, gestiranno con più condizioni di causa. E tutto questo creerà una situazione dove le banche buone riceveranno più soldi e vinceranno proprio come in natura. Guardate ogni settore, ogni stracazzo di settore dove lo Stato interviene, dove non c'è la concorrenza c'è di servizio. Non ci credi? Come mai le autostrade possono costare sempre di più e tu non ci puoi fare niente? Perché non c'è libero mercato sulle autostrade. Come mai? Quando è stato permesso il libero mercato con la legge Bersani sono aumentati i servizi per le persone? Perché quando c'è il libero mercato chi vince è il cliente. Se permettessero di costruire in ogni Terreno libero, tu penseresti, eh, ma così facendo ci sarebbe la speculazione edilizia no, porca puttana! Non ci sarebbe la speculazione edilizia, perché la speculazione edilizia, per sua descrizione, che cos'è? È far sì che il prezzo delle case aumenti speculando. E cos'è che crea la speculazione edilizia? Il fatto che tu hai la casa ma non la puoi trovare. E quindi sei obbligato a prendere dai quattro stronzi che la vendono, o da chi la, beva, la possedeva già. Se invece facessero costruire in ogni terreno e lasciassero libero i limiti costruttivi. In un primo momento vedremmo riempirsi i terreni di case, ma questo genererebbe per l'equilibrio della domanda e dell'offerta un drop notevole del prezzo delle case e questo genererebbe la possibilità per le nuove coppie, per le persone giovani, per chi si deve creare, di trovare finalmente casa. Tutto questo va a vantaggio delle nuove generazioni e va contro lo status quo che invece è difeso, strenuamente difeso. Dal fatto che ci siano dei monopoli, dal fatto che ci, siano la, che, che ci sia una condizione che non viene variata e che quindi non succede niente. Perché chi ha, ha e chi non ha, non avrà. Questo è come funzionano gli stati monopolistici. Questo è come funzionano gli stati pieni di burocrazia, di regole. Tutte queste regole nascono e vengono portate avanti con la scusa di difendere il popolo, con la reale necessità di difendere lo status quo. Perché noi umani pecchiamo di arroganza, noi pensiamo di essere più capaci, noi, a gestire la crescita di un libero mercato rispetto a quello che hanno fatto 10.000 anni di esperienza sul libero mercato. Il libero mercato è come una giungla più propria a guidarne il destino e più semplicemente la farà andare male. La realtà è che dovrebbe essere lasciato libero a se stesso, libero di agire secondo le leggi di natura, perché come spiega Nassim, noi cerchiamo di predire il futuro, Invece di presumere che ci saranno comunque vada eventi importanti che non possiamo né prevedere né stoppare, perché prima o poi accadranno, se siamo preparati ad affrontarli utilizzando metodi e pratiche spiegate in questo libro, possiamo assicurarci che tali eventi funzionino in qualche modo a nostro vantaggio, che può anche significare che funzionino a nostro avviso svantaggio meno di quanto siano a svantaggio degli altri evitando così la fragilità e abbracciando l'antifragilità che quindi ci porta a migliorare nelle avversità e migliorare nelle avversità è il senso di questo libro perché le avversità sono inevitabili e solo coloro che miglioreranno nelle avversità riusciranno a crescere continuamente riusciranno a portare risultati dove gli altri non li portano riusciranno ad avere una vita che gli altri non riescono ad avere ora andiamo a vedere le forme di antifragilità della storia, perché ci fanno capire con i loro esempi cosa significa nella pratica anche brutale l'antifragilità. La più famosa è Mitridate, Mitridate IV, re del Ponto. Dopo l'assassino di suo padre, Mitri Mitridate iniziò a prendere ogni sera piccole dosi di veleno, di vari veleni, per sviluppare una tolleranza nei loro confronti. Questa pratica viene, venne appunto chiamata mitridazione. La mitridazione significa abituarsi ai propri veleni. È una cosa che ha un potere psicologico devastante. Cioè essere in grado di prendere qualcosa che ci fa male e trasformarlo in qualcosa che ci fa bene o che ci proteggerà. Bene, non in questo caso, ma ci proteggerà in futuro. È lo stesso sforzo. Vedi, te lo dicevo, 15 minuti volano e non riesci a trasmettere minimamente tutto il valore di questo libro. Hai almeno altri 45 minuti di valore applicato, decifrato sul mercato italiano e te lo vuoi perdere? Lo so, lo so, non ti fidi ancora, ma sai cosa ho fatto? Tre giorni di prova gratuita su tutta l'app senza limiti. Hai capito bene? Ti basta cliccare qua sotto e per tre giorni potrai provare gratuitamente l'app. Quindi, cosa hai da perdere? Clicca qui e ti aspetto di là.